Uno sguardo al domani con Expo Futura, una rivalutazione anche del territorio. Sì, una manifestazione importante, abbiamo detto subito l'invito che ha fatto la Proloco di Loano, al quale va il nostro ringraziamento come amministrazione, perché bisogna guardare avanti, hai detto bene tu, proprio questo primo appuntamento, diciamo l'appuntamento numero zero, proviamo a chiamarlo così, ci deve spronare a guardare avanti sotto l'aspetto sia delle manifestazioni, ma anche per quello che rappresenta questa fiera, questa mostra, e cioè le nuove tecnologie, l'ambiente, il rispetto dell'ambiente soprattutto, ma quello che è anche il futuro sotto l'aspetto anche delle costruzioni e del mondo dell'edilizia. Quindi che ben vengano queste cose, che ben vengano soprattutto in un momento dove purtroppo c'è poco lavoro. Quindi il Comune di Loano ha patrocinato questo evento che la Proloco ha proposto, speriamo che non sia solo il numero zero, ma sia già il pensiero, ha detto la Presidente Melotti, della prossima edizione. Una proiezione al futuro. Sempre, come dicevamo prima, mai fermarsi. La Proloco ha vinto una scommessa con questo Expo Futura. Ma speriamo, almeno anche il tempo ci ha assistito, per cui dobbiamo essere contenti sia degli espositori che di tutto il resto. Una manifestazione ricca e in una splendida cornice come quella del porto, della Marina di Loano, ma Expo Futura nasce dall'idea di Massimo Zarillo in collaborazione appunto con Proloco di Loano e tanti patrocini e collaboratori. Sì, siamo stati anche molto contenti che abbiamo avuto il patrocinio della Regione, della Provincia, della Camera di Commercio, logicamente del Comune, con la collaborazione della Marina di Loano che ci ha messo a disposizione questa bellissima area e che cerchiamo di lavorare al meglio, insomma, nell'interesse di tutti. Tanti gli espositori proprio in vista di una riqualificazione del territorio e dell'ambiente, quindi un obiettivo che si prefigge proprio la Proloco. Sì, non è che noi abbiamo tutta questa forza, però cerchiamo anche noi nel nostro piccolo di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e perché no anche delle case dove noi tutti abitiamo e che devono essere sempre più sicure. Expo Futura parte prima, al via questa bellissima manifestazione, perché? Questa manifestazione nasce sostanzialmente da un periodo di profonda crisi del comparto edile e secondo me gli attori appunto principali di questo comparto, quindi noi professionisti in primis e i fornitori, quelli che portano le nuove tecnologie a questo settore, dovevano in qualche maniera incaricarsi di dare un valore aggiunto per poter risollevare questo comparto, che forse ha vissuto momenti di gloria spesso dovuti a speculazioni. Oggi c'è bisogno di qualcosa di più. E chi se non appunto fornitori e liberi professionisti del settore, in qualche maniera anche con eventi e con seminari come facciamo in questa sede e con convegni, portare un po' di acqua nuova. E secondo me la partenza è sicuramente delle migliori.